Tanto per esprimere il mio personalissimo apprezzamento per un'iniziativa della Fondazione Sardinia per aver organizzato questo incontro, questo convegno, e a mio parere ha dato un grande risultato, forse al di là del numero della partecipazione al convegno stesso. Un convegno, un confronto che si è sviluppato, a mio parere, molto serio, approfondito, e soprattutto per la linea che è emersa e che alla fine ha sintetizzato in modo egregio, io direi, il ministro Pisano. La tavola rotonda ha riportato al centro la politica dell'autonomia in uno Stato federale e ha riportato, ha indicato un itinerario. Forse non c'era la consapevolezza sull'itinerario che il ministro Pisano ha indicato in termini, io direi, molto chiari. Però io vorrei dire, se vogliamo affrontare bene questo tema, occorre un confronto preliminare tra quelli che sono stati i protagonisti dell'esperienza passata autonomistica, non un confronto apologetico ognuno di se stesso, ma un confronto critico, autocritico a tutto campo. Se non abbiamo il coraggio di indicare i limiti della passata esperienza autonomistica, ma anche i risultati che si sono ottenuti nella passata esperienza autonomistica. Io non voglio richiamare il titolo terzo, che qui si ha quasi paura ogni tanto, oppure a portare anche notizie non precise. Il titolo terzo sul gettito tributario è stato un balzo avanti, forse una delle conquiste più importanti dell'autonomia. Siamo arrivati ai 7 decimi, ai 9 decimi, sono stati raddoppiati, sembra che questo sia stato esorcizzato, ma no, cioè, diciamo almeno le cose che abbiamo, che sono state, e lo richiamo non perché sia stato fatto dalla mia giunta, non importa, io lo pongo come metodo, come metodo. La seconda considerazione che volevo fare, perché mi pare che dopo questo convegno si possa ottenere, come ha detto Pisano, davvero una spinta alla Costituente, intendiamola davvero la Costituente come una sfida della Sardegna all'Europa e a Roma, ma anche una sfida del popolo sardo alla Regione. La Regione si deve probabilmente svegliare. Questa Costituente deve diventare un fatto di vertice e un fatto di popolo. Se diventa un fatto di popolo, la linea è vincente. Allora quelli che sono stati i protagonisti coraggiosi ed erano presenti in questo tavolo oggi, a mio parere, questo sforzo va riportato in mezzo alla gente, deve diventare un fatto di popolo, altrimenti si rischia questa battaglia di essere perdente. Pertanto io credo che questa iniziativa di oggi, questo confronto unitario che ha spiccato il ministro Pisano a Roma, intanto deve essere anche unitario in Sardegna. Ecco, voi fate uno sforzo per inserire tutte le componenti politiche attive della società nelle vostre iniziative. Cioè, se qui in Sardegna ci sarà da parte vostra questo sforzo, io credo che avrà anche una ripercussione immediata a Roma. Personalmente devo dire che io mi farò promotore di una prima iniziativa a Nuoro per trasferire nel territorio questa volontà unitaria di confronto e di dibattito, con quello spirito, è stato detto stamane, un po' con l'orgoglio di sentirci tutti sardi, di dare tutti il nostro contributo, l'orgoglio della nostra sardità, che dobbiamo, con tutti gli sforzi possibili e immaginabili, far emergere in Italia, nel quadro europeo e nel Mediterraneo. Io credo che la Sardegna davvero, se noi abbiamo coraggio, se noi abbiamo forza, l'iniziativa di questi pochi coraggiosi che hanno sostenuto l'idea della Costituente possa diventare davvero uno dei fatti più importanti della storia della Sardegna in un periodo così difficile
come quello, ma in cui il ministro Pisanu ha detto, indicando a mio parere la chiave politica, e cioè quando ha detto state attenti, in Italia e in Europa questo è il momento della redistribuzione della sovranità, inseriamoci in questo filone. Mi pare che la chiave politica di tutto sia questo, e allora l'iniziativa di questi illuminati coraggiosi possano trovare davvero il terreno fertile a livello istituzionale, politico, italiano ed europeo. In uno spirito unitario poniamoci tutti su questa strada, io darò il mio modesto contributo. Grazie Presidente. Grazie all'onorevole Roic. C'è un po' di stanchezza, quindi davvero poche battute. La prima cosa che voglio dire, credo di poterlo fare a nome degli altri pochi e coraggiosi di cui parlava adesso Roic, che non abbiamo nessuna intenzione di finire martiri. Cioè, noi questa battaglia la vogliamo vincere, e per poterla vincere è chiarissimo che non deve essere una nostra battaglia. Deve essere una battaglia molto più larga. E deve essere anche una battaglia, perché è un'impresa difficile, in cui si mette molta passione e anche molto cervello. Molta passione e molto cervello. La proposta di legge che è stata approvata dal Consiglio regionale è una proposta che ha una forte carica innovativa, ma è anche molto attenta ai problemi della praticabilità costituzionale, anche se, ha ragione Pisanu, sappiamo bene che nel Parlamento una cosa di questo genere va incontro a discussioni, insomma, ad una disanima molto severa. Il punto che noi abbiamo voluto tener fermo è il rispetto dell'articolo 138 della Costituzione e anche del 116. La tentazione di dire deleghino a noi e facciamo noi, qualcuno l'ha avuta, ma poi si è ragionato e si è detto no, serve l'approvazione costituzionale. E io dico che per noi questo non è un vincolo, è una opportunità, perché se noi pensiamo allo statuto come uno statuto interno, qualcosa che disciplina il versante interno, è un conto, ma adesso non stiamo parlando di questo. Ormai legge elettorale cosa le fa già la regione, le possono fare le regioni con legge ordinaria. Noi stiamo pensando invece a qualcosa che vincoli i due contraenti, ed è del tutto evidente che sarebbe da matti pensare che un consiglio regionale o un'assemblea costituente regionale possa porre vincoli agli organi centrali dello Stato. Questi vincoli può porli in una logica pattizia solo il Parlamento della Repubblica. Questa quindi è la scelta che è stata fatta. La seconda battuta è questa. Qui non sono presenti i firmatari, gli ispiratori delle proposte di legge presentate direttamente in Parlamento, sono persone tra l'altro di grande, penso a Cabras che è il primo firmatario di uno, Manedda che è il primo firmatario dell'altro, persone di grande cultura, di grande intelligenza e anche di grande esperienza politica. Vorrei dire loro, nella prima occasione, lo farò naturalmente, badate che non serve andare avanti con le procedure ordinarie. Questa è la vera, l'anima del nostro ragionamento. Per fare questa cosa qui, che non è solo un'operazione tecnico-giuridica, ma è un'operazione che deve investire le fibre profonde del popolo sardo, serve qualcosa che non può essere, serve un clima straordinario, che non può essere ricondotto nelle procedure ordinarie. Se il nuovo statuto venisse fatto con quelle procedure, ci può essere scritta qualsiasi cosa, non otterremmo il risultato, non cambierà quasi nulla, perché è importante cosa è scritto in uno statuto, ma è ancora più importante chi lo deve gestire. Dunque, volevo dire che effettivamente si coglie l'importanza della,
della riunione stamattina, non voglio usare terminologie retoriche, ma mi sembra che gli amici che hanno portato avanti questo progetto di costituente e tutti quanti gli altri della Fondazione Sardegna possono già vantare un primo risultato al loro vantaggio. Io ritengo che dobbiamo commisurare le difficoltà che si frappongono e si frapporranno all'avanzamento di questo progetto con la importanza, questo sì, veramente storica del progetto stesso. Quindi da questo deriva il fatto che il momento per la Costituente non può essere se non un momento trasversale, un momento che taglia, anche dolorosamente, anche devo dire, in maniera traumatica forse, schieramenti e momenti che pongono in discussione anche, come dire, convincimenti maturati fino adesso. Io penso che quindi ci sia un problema di elaborazione sarda, innanzitutto in Sardegna, che deve essere portato avanti con determinazione e con intelligenza, che debba essere accompagnato da un progetto di mobilitazione di tutte le forze culturali della Sardegna e che debba essere accompagnata dall'impegno delle istituzioni locali della Sardegna. Il problema più grosso, secondo me, nel momento dell'autonomia è che esiste un scollamento tra quello che è consiglio e giunta regionale, che faticosamente, in maniera piuttosto ondivaga, vanno avanti, e il resto della Sardegna, quello dei comuni, delle province, delle cose. Ecco, voglio dire, Beppe ha ricordato Tempio e Sinai alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Ecco, voglio dire, questa realtà del locale sardo, dei paesi, delle città, della sardità diffusa nel territorio, viene a mancare. Ci sono due poli urbani, con un terzo polo pretenzioso e che forse avrà un futuro grandissimo come Olbia, che poi però in questa realtà urbana forse finisce anche l'elaborazione culturale di una idea antica di sardità. Ecco, allora noi troviamo fatica a ricollegarci. Io, piuttosto che alla reminiscenza storica e ai fasti lontani, io direi che bisogna, che se questo momento ha voglia di fare passi in avanti, di cogliere il momento della storia, deve pensare piuttosto al presente e al futuro, e deve cercare anche possibilmente di prendere quel treno del federalismo e del fatto che gli stati nazionali stanno dando sempre più potere all'Europa e alle realtà locali. Ecco, questo è un treno che è ancora bello, in corsa, che non accenna a fermarsi. Noi siamo abbondantemente in tempo, questa volta non siamo ricchettando con la storia, siamo una delle poche volte, caro Pier Sandro, in cui la nostra storia è in sintonia anche come tempistica con l'evoluzione di un quadro supernazionale e nazionale. Questa volta non siamo in ritardo, il treno sta passando, le riforme costituzionali e istituzionali sono un argomento di oggi, non di ieri, e lo saranno ancora di più per il futuro, per il domani. Allora noi siamo in tempo di poterlo cogliere. Sta a noi però mobilitarci, perché, e qua lo devo dire e ho finito, gli amici parlamentari lo sanno, la pattuglia, il Parlamento, mi limito al Parlamento Camera dei Deputati, a ramo della Camera dei Deputati nel quale noi operiamo, siamo 630 deputati. La pattuglia sarda è composta di poche decine di persone, di pochissime decine di persone. Se noi
possiamo essere chiassosi e coraggiosi quanto voi volete, però se non abbiamo la certezza di portare in Parlamento un progetto condiviso e spinto da tutto il 1,5 milioni dei sardi o giù di lì, non abbiamo nessuna possibilità di avere ascolto. Questo può scindere dall'autorevolezza delle persone e di quelli che sono nei singoli i rapporti di forza nei singoli partiti. Attenzione, se non parte unitario da qua è inutile che voi cerchiate di farci stare a noi in Parlamento. Questo bisogna essere chiari. Quindi prima di tutto è qua e poi in Parlamento troveremo noi, se siamo confortati dalla volontà dei sardi, a fare il resto del cammino. E in quello potremmo essere anche abbastanza bravini. Grazie.